Buongiorno a tutti. In questo breve filmato vedremo come installare Python e Visual Studio Code su Windows 11. Questo perché a partire dall'anno accademico 2023-2024 al Politecnico di Torino, nel corso di informatica del primo anno, utilizzeremo Visual Studio Code anziché PyCharm per vari motivi legati anche poi agli esami e quant'altro. Bene, allora la prima cosa da fare è installare Python. Notate che in questo caso io lo sto installando su un computer che ha già Python, però ha una vecchia versione di Python e non cambia nulla, non c'è nessun problema. In particolar modo qui noi installeremo la versione attuale in questo momento, che è la 3.11.5. Vedete che è molto semplice, mi basta semplicemente cliccare lì, lui scarica, sono poca dimensione, remove protection and open, va bene. Adesso lui provvede ad installare. Attenzione, è molto importante che voi clicchiate qui, add python.exe to path, perché in questo modo, per esempio, da terminale potete utilizzarlo. Ok? A questo punto qui facciamo semplicemente install now, gli diamo anche il permesso. Come vi dicevo, questa è una versione 11 di Windows, che è quella più recente in questo momento. Ok? Adesso qua impiega circa un minuto. Preferisco attendere in modo tale da mostrare anche l'intera, quindi non tagliare il filmato, in modo tale che tutti voi possiate vedere che effettivamente è una cosa abbastanza rapida. Ok, una volta installato Python, installeremo Visual Studio Code, che è sostanzialmente un editor che permette di utilizzare tutta una grande quantità di linguaggi di programmazione e tra questi anche Python. È importante installare prima Python perché così quando noi installeremo Visual Studio Code e poi scriveremo un programmino in Python di prova, lui potrà capire che è Python. Ok, fin qua ci siamo. Verifichiamo che funzioni. Allora, io come posso fare di qua? Posso aprire un terminale, come era stato visto lungamente all'interno dei filmati precedenti. E se io faccio Python in questa maniera, vedete che è partito ed è esattamente la versione che ho appena installato. Vedete che lui funziona. Sapete che Python si può usare anche come calcolatrice e a questo punto io faccio semplicemente così e questa è semplicemente una prova di funzionamento, nulla più, giusto per verificare che funzioni e che la versione, vedete, sia quella corretta. Bene, a questo punto noi dobbiamo installare Visual Studio Code. Procediamo esattamente come prima. Visual, vabbè, qui ovviamente non lo trovo perché ovviamente ho fatto una prova prima. Adesso facciamo download. Vedete che Visual Studio Code è open source, quindi è liberamente accessibile anche come codice. Si può installare dappertutto, anche sul Mac. Qui vedremo soltanto l'installazione su Windows 11. Ok? Benissimo. Vedete che lui lo sta scaricando, l'ha scaricato. Perfetto, faccio così. Vedete che è appena terminato, 89 mega. Adesso lo lanciamo come installazione. Vedete che qui mi mostra la licenza, io ovviamente devo fare Accept the Agreement perché altrimenti non la posso adoperare. Bene, adesso lui mi fa vedere in che punto vuole installare Visual Studio Code. Normalmente si accetta questo tipo di posizione, anche il nome ovviamente. Ah, ricordatevi che qua, vedete, lui crea anche un folder nel menu di start, che vi ricordo è questo, il menu di start. Ok? Qui mi è sparita la finestrella, eccolo qua. E, se voi volete non crearlo, però io vi consiglio di lasciare così. Next, eccolo, allora, qui una cosa importante, almeno a parer mio, è creare un'icona sul desktop in modo tale che poi lo possiate lanciare anche dal desktop, però insomma fate come preferite. La cosa importante è lasciare queste due, che peraltro sono già di default. Queste due, dal mio punto di vista, non sono necessarie, quindi va bene l'impostazione standard. Qui ci fa vedere quello che farà e adesso a questo punto lo sta installando. Anche qui l'installazione richiede poco tempo, anche meno di Python. Notate che questo è un computer che ormai ha 3 anni, quindi voglio dire, su un computer nuovo va anche più in fretta. Launch Visual Studio Code, volendo qua, posso anche, non è ovviamente importante, se ci fate caso, vedete che qui lui ha creato l'icona di Visual Studio Code. Okay?
Io comunque va bene, glielo faccio lanciare. Ok? Ora, siccome è la prima volta che lo installo, in realtà non è la prima volta, ma io ovviamente l'ho disinstallato, in modo tale da ottenere un'installazione fresca, per così dire, voi potete anche scegliere, diciamo, l'apparenza che voi preferite, scegliete quello che volete, insomma, ecco. È uguale, insomma, non è che sia un grosso problema, diciamo questo, dai. Perfetto. Tenete conto che se poi volete cambiare questa apparenza, naturalmente andate nel menu, non ci sono particolari problemi, quindi questo lo possiamo tranquillamente. Adesso a questo punto cosa posso fare? Beh, io vorrei provarlo, anzi, vabbè, sì, vorrei provarlo, per provarlo, per verificare che funzioni anche l'interazione con Python, e per fare questo, vedete, io faccio new file. Ok? Bene. Esempio.py. Notate che al momento non abbiamo ancora scritto nessun tipo di programma. Ok? Quindi qua mi sono inventato il nome. Adesso faccio enter. Ok? Dove lo devo salvare questo file? Vedete, io qua lui mi propone OneDrive, però io non lo voglio salvare lì. Preferisco sul desktop, faccio create file. Ok? Se io adesso vado a guardare di qua, vedete che mi ha creato il file esempio. Se io adesso faccio show properties, eccolo qua. Vedete che è di 0 byte perché in questo momento non c'è assolutamente nulla dentro quel file. Ok? Adesso io torno qua, vedete che lui mi suggerisce, siccome si è accorto che il file è un file Python, notate che all'interno non c'è nessun tipo di comando Python, lui se n'è accorto semplicemente perché io ho messo come estensione .py, quindi si presuppone che sia un file Python. Quindi lui dice, va bene, visto che sì, mi sembra di capire che tu vuoi programmare in Python, che ne dici di installare le estensioni raccomandate per Python? Sì, va bene. Quindi questa è un'altra cosa che noi dobbiamo fare, anche qua ci impiega in realtà pochissimo tempo. Attendiamo un attimo. Notate che se poi per qualche motivo voi vi sbagliate e non installate subito quelle estensioni, siccome sono utili perché permettono di avere un supporto più comodo, quindi diciamo aiuti durante la programmazione, ok? Se per qualche motivo voi non l'avete fatto perché vi siete sbagliati, notate che vedete che qua io ho tutta una serie di cose sulla sinistra, no? Per esempio testing, queste sono proprio le estensioni, run and debug, eccetera, comunque tutte queste cose poi le vedremo naturalmente. Ora, per esempio, se io voglio installare questa estensione, ma per qualche motivo mi ero scordato di installarla, posso andare qua e vedete che io qua, per esempio, posso fare tutta una serie di cose, per esempio. Io qua, pigiando quello, ho cancellato quella proposta, diciamo quel pattern di ricerca, e lui vedete che mi propone tutta una serie di estensioni, vedete? C, C++, Jupyter, che è un notebook, Python, soprattutto per l'uso del machine learning, anche nel quantum computing, insomma un sacco di belle cose, vedete? Un sacco di cose interessanti. Quindi se io non l'avessi installato, vabbè, pazienza, non state, vedete che qui sono installate, infatti questa qui è già installata, ma altrimenti volendo potrei installarne delle altre. Ok? Bene, quindi allora noi torniamo al nostro punto di partenza e a questo punto per completare il funzionamento del tutto scriviamo un piccolo programmino. Ok? Allora, seguirò grosso modo quello che abbiamo visto. Quello che suppongo abbiate già visto negli altri filmati introduttivi, quindi tanto per cominciare, un programmino semplicissimo naturalmente. Dichiaro una variabile, n, okay? Gli do un valore 0. Dopodiché, adesso, giusto per far vedere il funzionamento, usiamo un piccolo programmino che ha un ciclo for, cioè che ripete un certo numero di volte una determinata operazione. Quindi noi facciamo for i in range. Vedete che lui mi suggerisce anche le cose, ok? Dopodiché qua gli devo mettere due punti. Cosa significa questo for in range? Significa che lui ripeterà il blocco di codice che è un po' più a destra, vedete che qui è indentato a destra, l'indentazione me l'ha fatta automaticamente, me lo ripeterà un numero di volte pari a 4, perché i varierà tra 0 e 3. Perché range di 4 mi produce i valori che vanno da 0 a 4, 0 a 4 escluso, quindi 0, 1, 2, 3. Per cui quel ciclo for verrà ripetuto sostanzialmente uguale per i valori di i uguale a 0, di i uguale a 1, di i uguale a 2, di i uguale a 3, quindi 4 volte. Okay? Qui molto semplicemente faccio una cosa del genere, n più
1. Ok? È una banalità, ma va bene per quello che dobbiamo fare noi. Quindi il corpo del ciclo for è semplicemente n uguale a n più 1. Per cui, siccome il corpo del ciclo for viene eseguito 4 volte, n all'inizio vale 0, dopo il primo giro vale 1, dopo il secondo giro vale 2, dopo il terzo giro vale 3, dopo il quarto giro vale 4. Quindi a questo punto questo varrà 4. Io a questo punto lo stampo, ok? E questo è il nostro programmino. Ok? Quindi il nostro programmino è stampare 4. Ok? Molto semplicemente stampa 4, cioè il valore della variabile n. Allora, come faccio a lanciarlo? Allora, vedete che io qui ho a disposizione tre possibilità. La prima è run Python file. Io adesso lo lancio così. Vedete che lui ci impiega un attimo perché deve caricare l'interprete Python, però a parte questo, notate che in questo caso mi ha caricato il Python 3.11, ma perché io appunto, come vi dicevo, qua ci sono installati altri Python, ma comunque non è un problema. A voi caricherà solo 3.15 se c'è. E adesso vedete che qua mi ha restituito 4. Ok? Va bene. Però se io voglio, posso fare, questo è sostanzialmente la stessa cosa, di fatto, vedete, questo è un terminale, come se fosse un terminale, vedete, perché se io qui faccio dir, vedete, perché questo qui è nient'altro che un terminale, un command prompt per certi versi, no? Quindi posso fare, boh, non so, comunque, vedete voi. Ok? E allora, se io a questo punto voglio lanciarlo in modalità debugger, che è la cosa che ci servirà di più durante tutte le esercitazioni, perché serve per evitare, diciamo, serve per individuare eventuali errori che uno può aver commesso. È una cosa ovviamente veramente utile e importante. Okay? Benissimo, come facciamo? Dobbiamo semplicemente scegliere debug Python file. Però per effettuare il debug, cioè diciamo la caccia a questi insetti, okay? A questi errori di programmazione, io devo innanzitutto mettere un breakpoint, cioè un punto in cui io desidero che il programma si fermi quando io lo lancio. Questo punto potrebbe essere la prima riga del programma. Vedete che mi basta semplicemente che io vada con il mouse lì, diciamo sulla sinistra di una di queste qualsiasi linee, clicco dove mi pare e lui mi mette questo, vedete, poi se ci clicco di nuovo nuovamente sparisce. Vedete che è un rosso un po' sbiadito, nel momento in cui io clicco diventa rosso pieno. Ok? Ora, quel punto lì è chiamato breakpoint, cioè punto di stop. E significa che quando se io lancio il programma sotto debugger, quindi in una modalità particolare, lui eseguirà la prima riga n uguale a 0 e dopodiché si fermerà immediatamente prima di eseguire la seconda linea perché c'è appunto quel punto di stop. Se io il punto di stop lo mettessi qua, ok, lui eseguirebbe tutto il programma e poi si fermerebbe immediatamente prima di effettuare la print di n. Okay? Poi noi vedremo ovviamente meglio come utilizzare queste cose, però adesso è importante. Vedete, se io voglio posso metterci anche più di uno di breakpoint. Perché? Perché io posso, diciamo, fermarmi un punto e poi farlo ripartire in modo tale che lui si fermi nel breakpoint successivo. Ok? Bene, allora mettiamo il breakpoint all'inizio, la prima riga, ok? Così non ci sbagliamo. A questo punto facciamo una cosa di questo genere. Se io adesso faccio debug Python file, vedete che lui, diciamo, ci pensa un po' su e dopodiché, adesso qua un attimo, eccolo qua, vedete cosa è successo? È successo che il breakpoint è sempre lì e poi c'è questo puntatore a forma di specie di freccia e con la riga in giallo. Questa riga in giallo è la riga che lui non ha ancora eseguito e che sarà la prima che eseguirà, perché lui, gli ho detto di fermarsi lì, no? Quindi lui si è fermato ancora prima di eseguire la prima riga, ok? Come faccio a far eseguire queste righe? Vedete che io qui ho a disposizione un menu, un piccolo menu che posso anche spostare un pochettino. Cosa contiene questo menu? Beh, contiene questo, vedete c'è scritto stop e voi capite che se io lo premo fermo tutto. Adesso notate che, vedete che siccome io l'ho appena azionato debug, Python file, lui me l'ha messo come opzione di default, per cui adesso non devo neanche più andare nel menu discesa. Mi basta andare qua, cliccare nuovamente e lui mi sceglie debug. Ok? Benissimo, ci risiamo. Allora, quali altre possibilità ho? Restart. Restart, voi capite che ha un'utilità in questo caso abbastanza limitata, però proviamoci. Restart cosa fa? Ovviamente fa ripartire il programma e quindi siamo da capo. Ok, dopodiché io quest'altra qui, continuo. Continuo che cosa fa? Diciamo che scavalca il breakpoint e continua. Continua fino a quando, per esempio, non trovo un altro breakpoint. Qui non ci sono altri breakpoint. E quindi se io faccio così, lui mi arriva fino al fondo e mi stampa 4, perché è il risultato del nostro programma.
Oppure in alternativa, vedete, io qui ho sempre la possibilità, perché è l'ultima che ho eseguito, oppure l'altra alternativa è usare questi tre pulsantini intermedi. Allora, questo è step over, vedete che come si vede dal disegnino significa salta su, ok? Quindi procedi. E poi abbiamo quest'altro step into per il momento non ci interessa, lo vedremo quando ci servirà per le funzioni, insomma, per cose più raffinate. E così come step into serve a saltare all'interno di una funzione, come potete capire, step out serve a saltare fuori da una funzione. Sono funzionalità un po' più avanzate che al momento non ci interessano. Quindi a noi interessa la funzionalità step over. La funzionalità step over, che vedete se volete, potete anche ottenere premendo il tasto F10, no? Così come questo F5, no, questo F11, quello che volete. Ok? Quindi, notate che tutte queste cose ovviamente le dovreste avere anche in questo menu. Benissimo, allora io a questo punto posso andare avanti passo passo, cioè faccio quello che si chiama debugging passo passo, cioè mi muovo di un passo alla volta. Ok? Il test che stiamo facendo è importante perché ci garantisce che l'installazione di Python e l'installazione di Visual Studio Code sia completa. Attenzione, ricordate che Visual Studio Code e Visual Studio sono due cose differenti. Visual Studio è un sistema molto più complesso, sempre da Microsoft, molto più complesso. Non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa per questo corso è questo. Ok? Lo utilizzeremo anche per gli esami. Allora, vedete che noi qui abbiamo quindi la possibilità di fare un passo alla volta. Facciamo un passo alla volta. Allora, se io faccio un passo, vedete che il breakpoint è rimasto lì, ma il puntatore della posizione è andato avanti di 1 e quindi questa è diventata gialla. Se io adesso faccio di nuovo step over, ok? Lui dove andrà a finirmi? A quella riga, alla riga successiva. Ma siccome questo ciclo provvede a eseguire 4 volte questo pezzo, se io adesso faccio così, vedete che lui torna su e poi torna giù. Se voi andate a guardare qua, vedete che nel frattempo anche le variabili n e i sono in fase di modifica, quindi ogni volta che io vado avanti di 1, vedete che n e i si incrementano. Ok? A questo punto i vale 3, ok? E siccome qui lui si ferma quando i è maggiore di 3, sopra il 3 i non va, per cui noi abbiamo finito. Vedete che abbiamo completato questo ciclo for e quindi siamo sull'ultima riga del programma. Il programma non è ancora finito. Però a questo punto mi basta, a questo punto continuo sarebbe la stessa cosa, io però faccio step over e vedete che facendo step over vedete che lui ha terminato il programma e ha stampato 4. Okay? In questo modo noi possiamo dire che l'installazione di Python e l'installazione di Visual Studio Code hanno funzionato correttamente e completamente. Grazie mille.